Storia, prestigio e una classifica che può essere un grande progetto per il ritorno in Serie A. Benvenuti a Genoa-Palermo, l'anticipo della 24esima giornata, la quinta di ritorno della Serie B. Gudmundsson può andare all'uno contro uno con Mateju. Il pallone dentro l'area di rigore con Sabelli, salvataggio di Sala. Gudmundsson lo attacca fallosamente Verre. L'arbitro lascia giocare, possesso palle, vantaggio ancora per il rossoblu. Il destro di Gudmundsson, il vantaggio del Genoa con Gudmundsson. Il controllo di Verre, in area di rigore, ancora Verre. Verre fermato, ancora Verre, prova a rimettersi in piedi, il salvataggio di Badel. La può giocare ancora Valente. Il cross, colpo di testa di Nedelcearu e palla di poco alta. Gudmundsson, coda in agguato. Gudmundsson, ancora Gudmundsson! Il raddoppio del Genoa, ma c'è fuori gioco. Seppur di pochissimo, coda era al di là. Gudmundsson in aria, Gudmundsson ancora, Gudmundsson fermato da Nedelcearu, poi Aramu tira in porta. Sta arrivando Sala a sinistra in area di rigore, Soleri, salvataggio miracoloso di Martinez. Strootman, largo a sinistra c'è Gudmundsson che mette il cross, anzi tira in porta, traversa di Gudmundsson. Puskas, adesso in area di rigore, sta arrivando Strootman al centro, palla d'altra parte per Jagiello che segna il gol del 2-0, Filip Jagiello. Ed eccoli i tre fischi di Marinelli, finisce Genoa-Palermo, vince il Genoa 2-0.